Stavo cercando una videocamera di sorveglianza che avesse un elevato grado di qualità costruttiva, che fosse semplice nell'installazione e che al tempo stesso possedesse caratteristiche tali da consentirne anche un impiego in sistemi di videosorveglianza moderna, come la possibilità di alimentarla attraverso lo stesso cavo di rete, ovvero il PoE, Power over Ethernet appunto, la possibilità di integrarla in sistemi compatibili con lo standard ONVIF, la possibilità di registrare in locale oltre che in remoto, e molte altre naturalmente che non riesco proprio a raccontare tutte in un solo filmato. Certo non si impara tutto subito, ma qui vi dimostro la via più breve per usare subito la camera che ho provato. Procediamo in 6 mosse. Procurarci l'alimentatore se non è compreso nella confezione, installare la memoria microSD, collegare il cavo di rete e l'alimentazione, installare l'app per lo smartphone, registrarsi al servizio, che è gratuito, aggiungere la videocamera all'applicazione. La camera di videosorveglianza necessita di un alimentatore da 12V 2A perché non è compreso nella confezione. Collegare il cavo di rete e il cavo di alimentazione. La camera si avvia facendo un test di rotazione nei suoi due assi, è tutto normale. Andiamo a montare la memoria microSD nella quale sarà possibile salvare le immagini degli allarmi. Il montaggio è semplice, ma fate attenzione ad inserirla correttamente, come vedete nel video, spingendola fino a sentire il classico click meccanico di inserimento, come succede su qualunque dispositivo che fa uso di microSD. Potete anche montarla in un secondo momento, non è essenziale per il funzionamento della camera. A questo punto potete anche richiudere il coperchio e procedere con l'installazione dell'app dedicata, che per quanto ne so è disponibile solo per Android. Aprite il Play Store e cercate l'applicazione HiSee, HiSee. Terminata l'installazione, non dovete far altro che acconsentire gli accessi richiesti, pena il malfunzionamento del programma. A questo punto dovete registrarvi indicando la vostra mail e la password, oppure accedere attraverso l'icona di Facebook. Personalmente preferisco sempre usare delle mail dedicate. Dovreste ricevere una mail di conferma di avvenuta registrazione. A questo punto procediamo con l'aggiunta della nostra videocamera. Nel nostro caso, essendo una periferica via cavo, scegliamo Wired Device, quindi un device via cavo. Ora dobbiamo scegliere come inserire i dati della videocamera. La cosa più semplice è sfruttare il codice che è già stampato sulla camera stessa, pertanto scegliamo Scan QR Code. Si apre automaticamente sullo smartphone la fotocamera. Non dobbiamo far altro che puntarla inquadrando il QR code stampigliato sul bordo della nostra videocamera. Se legge correttamente il codice compariranno i dati appena letti. Non fate altro che salvare. In un secondo avete quindi l'immagine della vostra videocamera, se tutto ha funzionato per bene. Avete quindi terminato l'installazione. Ora sta a voi scoprire e giocare con tutte le sue funzioni, sono veramente innumerevoli. Trovate anche delle funzioni di parla e ascolta, sempre che vogliate anche installare microfono e altoparlante, ma queste spiegazioni magari saranno in un'altra puntata, sempre che ne abbia voglia di farla. Però, per darvi subito una dritta, facendo swipe a destra e a sinistra, si cambia il menu sottostante l'immagine, consentendovi di accedere alle facili funzioni di puntamento della camera, dello zoom, della sua messa a fuoco. Insomma, curiosate un po' in giro. Buon divertimento!